Io le tenevo ferme le gambe, mentre Danish e l'altro cugino la soffocavano. Sarebbe stata uccisa così, la povera Saman Abbas, la diciottenne pakistana assassinata e scomparsa da Novellara, Reggio Emilia, il 30 aprile 2021, dopo aver resistito a un matrimonio combinato con un connazionale. L'orribile intercettazione emerge da una conversazione tra Ikram Ijaz, 28 anni, un cugino di Saman, e lo zio della ragazza, Danish Asnain, 34. L'uomo che nelle scorse settimane ha indicato il punto in cui si trovano i resti della diciottenne. Lo zio è in carcere da diversi mesi ed è accusato di essere uno dei principali autori del delitto. «Parlerò. Da 9 mesi sono disonorato», ha detto Ikram Ijaz. È finalmente caduto il muro di silenzio che la famiglia di Saman aveva costruito intorno al destino della ragazza. Dopo un anno e mezzo di infruttuose ricerche, i poveri resti della diciottenne sono stati recuperati. Ci sono voluti ben 4 giorni di lavoro da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Il corpo di Saman è stato ritrovato a 1 metro sottoterra, in un casolare distante 700 metri dalla casa di Novellara, dalla quale scomparve la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. Barbara Iannuccelli, avvocato dell'associazione Penelope e parte civile al processo per la morte di Saman, è scioccata. Fa impressione. Nonostante i miei 25 anni di professione, mi sento abbastanza scossa. Di recente, si è recata nel luogo in cui è stato seppellito il corpo della ragazza. Il casolare abbandonato fa parte di un complesso di ruderi e si trova nei pressi di un gruppo di case che, fino a poco tempo fa, ospitavano un allevamento di maiali. Vicino al casolare si trovano campi incolti, boschetti e altri fabbricati, alcuni dei quali abitati. Tutto intorno ci sono serre, campi e vigneti. Si tratta di un luogo già perlustrato dai ricercatori. 6 mesi fa, anche gli inviati della trasmissione Chi l'ha visto erano entrati in quel casolare, dopo aver scoperto che i parenti di Saman lo frequentavano. Gli autori del programma avevano inviato una mail ai carabinieri esortandoli a cercare lì Saman. I militari avevano raccolto l'invito e avevano condotto un sopralluogo, ma l'esito era stato negativo e non avevano trovato il corpo di Saman. Questo perché era nascosto 1 metro sottoterra. Il corpo era stato nascosto con una particolare tecnica, usata nel passato per seppellire le tombe etrusche e romane. Per estrarre i resti della povera Saman, si è dovuto scavare a mani nude, utilizzando un escavatore speciale e dei setacci per analizzare il terreno. Le operazioni sono state eseguite sotto la supervisione della dottoressa Cristina Cattaneo, l'anatomopatologa che lavorò al caso di Yara. Chiunque abbia seppellito il corpo di Saman stava esaminando ogni dettaglio per evitare di essere scoperto. Nemmeno i cani avrebbero potuto fiutarlo se non fosse stato per le istruzioni di Danish. Il corpo di Saman è stato poi portato all'obitorio di Milano. Gli esperti dovranno chiarire la data e l'ora sulla morte, le dinamiche dell'occultamento del cadavere e indicare se la morte sia effettivamente avvenuta per lesioni o per avvelenamento. Il 17 febbraio gli esperti dovranno presentare le loro conclusioni. Proseguono intanto le indagini per ricostruire le responsabilità dell'accaduto. Le autorità italiane sono in attesa dell'emissione di un mandato di estradizione per il padre di Saman, Shabar Abbas, 46 anni, recentemente arrestato in Pakistan. Anche lui, insieme alla moglie Nazia Shahin, 47 anni, è accusato dell'omicidio della figlia. Il padre ha rivelato le sue terribili colpe in un'intercettazione. Le parole non lasciano spazio ai dubbi. «Non mi frega niente del rispetto delle persone. Se qualcuno parla ancora male di me, non lascio stare nessuno. Ho lasciato mio figlio lì, ho ucciso mia figlia, non mi importa di nessuno». Oggi l'uomo continua a negare l'omicidio, dicendo che sua figlia è ancora viva, nonostante abbia detto quelle parole al telefono, senza sapere di essere ascoltato dagli investigatori. Ed è arrivato persino a dire che sua figlia è ancora viva. Lo ha detto in un'udienza in Pakistan davanti ai giudici locali, dove ha dichiarato che Saman è stata affidata ai servizi sociali italiani. Dall'indagine dei carabinieri e della procura di Reggio Emilia è emerso che i genitori, insieme allo zio Danish, il cugino Ikram Ijaz e un altro cugino, Numanulak Numanulak, hanno cospirato per l'omicidio della figlia. Tutti e 5 sono già stati rinviati a giudizio.
La prima udienza del processo è fissata per il 10 febbraio. Ma c'è un altro nodo da sciogliere. Dov'è la madre di Saman? Anche lei è accusata dell'omicidio della figlia ed è l'unica indagata ancora in fuga. A incastrare i presunti responsabili è stato il fratello minore di Saman, testimone coraggioso del destino della sorella. Il ragazzino ha rivelato di aver partecipato a una riunione di famiglia dove era previsto l'assassinio di Saman e l'occultamento del suo corpo. Si è costituito parte civile al processo con il sindaco di Novellara, Elena Carletti, con l'Unione delle Comunità Islamiche in Italia e con Penelope. Il movente dell'omicidio sembra essere chiaro. Saman è morta per essersi ribellata alle rigide imposizioni familiari. Ha rifiutato di sposare un cugino nel suo paese e voleva vivere liberamente il suo amore con il fidanzato Saqib Ayoub, 23 anni, conosciuto in Italia. Aveva già acquistato un abito da sposa per potersi sposare il prima possibile. Rifiutava l'arretratezza culturale della famiglia, ma ha pagato con la vita il suo desiderio di libertà.